Dopo diverse segnalazioni, i carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Ancona, insieme all'Arma Fanese, hanno controllato alcune concessioni balneari, tutte non autorizzate a somministrare alimenti e bevande, potendo fare solo un punto ristoro. Il personale del NAS, trovando situazioni di concreto pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, si è avvalso anche della collaborazione tecnica di personale dell'Asur Marche Area Vasta 1, Dipartimento di Prevenzione di Fano, in particolare dell'Ufficio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, mettendo i sigilli ad uno stabilimento tra Fano e Pesaro in zona Baia del Re. Le condizioni igieniche e sanitarie, infatti, sono risultate pessime. Il provvedimento di chiusura avrà completa efficacia con un'ordinanza del sindaco di Fano, Massimo Seri. Sono state contestate inoltre numerose sanzioni amministrative a più stabilimenti del lungomare centro città per aver realizzato depositi di alimenti senza le autorizzazioni necessarie, ma anche omessa attuazione delle procedure di autocontrollo per la pulizia e sanificazione dei locali. La Capitaneria di Porto di Fano ha quindi verificato e poi sanzionato alcuni gestori per non aver osservato le norme in vigore, soprattutto in materia di sicurezza. Al fine di salvaguardare la salute pubblica, i controlli proseguiranno per tutto il mese di agosto.